la tavola rotonda che abbiamo ora è l'ultima, last but not least, come si direbbe in buon inglese, e cioè è l'ultima per ragioni di tempo, ma forse una delle più importanti che stiamo per iniziare, perché tutto sommato la vita del nostro partito non partito, del movimento che è anche partito, di questa cosa che è l'Italia dei Valori, è anche alternativa alle strutture partitiche tradizionali, perché come pochi altri ha utilizzato i mezzi di informazione o di comunicazione nuovi, i media, quindi ha tutto un aspetto di presenza mediatica non solo sui giornali o alla televisione, ma anche intorno ad altri strumenti, l'online, eccetera, eccetera, e le persone che abbiamo oggi qui sono interessate, attive in questi vari settori, e li facciamo parlare della loro esperienza, delle loro prospettive, di quello che ci possono insegnare per il futuro, cose di questo genere, con tutte le domande che potranno venire. Come sapete, la nostra tavola rotonda comprende Alessandro Giglioli, che abbiamo tutti, credo ne avete nella cartellina le biografie delle persone, quindi io accelero le procedure per non togliere loro tempo, che è un giornalista che si occupa del blog dell'Espresso. Gianfranco Mascia, anche lui, lunga esperienza, anche se non è così vecchio, di presenza mediatica, di uso del blog per ragioni politiche. Emiliano Morrone, che sebbene non si veda, però prima o poi comparirà, era qui poco fa, si vede che è stato travolto dal traffico degli ascensori per andare al bagno. Io per esempio ci ho messo 10 minuti. che dirige tra l'altro lui l'ho conosciuto perché era il direttore della Voce della Sila, come si chiamava? La Voce della Calabria o qualcosa del genere, un giornale online che mi ha molto appoggiato quando facevo il candidato sindaco di San Giovanni in Fiore, dove appunto ho avuto il 12%, però ero arrivato da fuori, quindi non è tanto poco. Emiliano Morrone, giornalista anche lui, Nicolò Rinaldi, forse volete che ve lo presenti, è quel signore lì con la maglietta nera, che conoscete fin da tempo, da almeno da ieri tutti quanti, Ivan Rotta, no, c'è Valentina Tomaselli che è alla destra di Nicolò, che è anche lei una New Media Partecipazione Democratica, è il responsabile comunicazione giovani IDV della Calabria. Ah, vabbè, siamo tra noi meridionali, se Dio vuole, basta. E come estremo della meridionalità, Ivan Rota, che è di Bergamo, che è il nostro capo organizzatore, rispetto a cui tutti noi abbiamo sempre un po' di timore reverenziale, perché è quello che ci può mazzolare. Io ieri a momenti mi addormentavo accanto a lui, ho dovuto scappare perché ho detto, se faccio questa addormentavo accanto a lui, no. No, perché ti facevo addormentare io. No, perché io soffro di apneosi, di apnosi, non so, ho delle apnee, per cui di giorno, se mi addormenterò in questa tavola rotonda, datemi un colpo, perché... Però non credo, stamattina ho preso svariati caffè, spero bene. Allora, scusate questa premessa così, ma abbiamo abbassato il tono rispetto alla presentazione del nostro Presidente. Siamo umilmente in ascolto di Gianfranco Mascia, e faremo l'ordine che la tavola ci prevede. Prego Mascia. Se qualcuno riesce a rintracciare Caparezza nel frattempo, perché è il terzo che parlerà, quindi... Ma io qui non lo vedevo. Allora, ciao a tutti, io sono qui perché con molti di voi, con alcuni di voi o molti, adesso dopo cercherò di capire, ho già interloquito in diverse situazioni, quindi in altre iniziative. E quanti c'erano a Chianciano? Alzino la mano. Perfetto. Quanti nella cosa che abbiamo fatto in Veneto? Ecco, perfetto. A Firenze invece l'ultima volta? Ecco. Insomma, con qualcuno di voi ci siamo già interfacciati. E
La cosa che vorrei capire io è questa. Voi tutti avete smartphone, portatili, ma soprattutto smartphone. E quanti lo hanno attivo col wifi in questo momento, in questa sala? Alzino la mano. Lo attivo col 3G, con la, insomma, attivo da poter comunicare. Uno, due, tre, siete una decina. Per quale caspita di motivo non twittate? Perché la Summer School IDV, l'hashtag Summer School IDV viene twittato solo da gli bravissimi ragazzi dello staff per mettere a corrente da Rinaldi, da Nicolò, ogni tanto da Ivan Rota, e i ragazzi, voi che siete qui presenti, non avete un'attività su web, siete voi che la dovreste avere, non noi vecchi, fermo restando che io sono 6 mesi più vecchio di Alessandro Giglioli, chiariamo questo fatto, non sono un ragazzo. Mi scusi. Ecco, la protesta, quando voglio sentire quando la protesta. Torniamo... Che costa troppo. Costa troppo. Ma c'è il wifi, cioè, se chiedete la password credo che ve la darebbero. Possiamo. Non ve la danno. Allora, incavolatevi, è la terza giornata, dovete reagire, questo io chiedo. Oh! Non bisogna arrivare alla terza giornata con un cazzone qualsiasi come me che ve lo dice. Le cose, quello che intendeva dire Di Pietro prima nel suo intervento, è che le cose bisogna proporle e realizzarle, bisogna darsi da fare. Ma se non lo fate voi giovani, non mi ci metto io perché non sono giovane, chi cavolo deve farlo? Chi può cambiare questo partito se non parte dalle richieste legittime e anche quelle illegittime, però richieste che dopo si vedrà se saranno recepite o no da parte dei giovani? Certo. Allora, le richieste, Leonardo Villani dal Veneto, le richieste legittime le faremmo se però fossimo ascoltati, cioè nel senso, io la volevo fare una richiesta legittima prima, però purtroppo non c'è stato modo, e l'anno scorso anche volevamo fare una richiesta legittima e non c'è stato modo, e allora se io voglio dire una cosa e voglio fare una richiesta legittima, qualcuno mi ascolta e poi fa qualcosa di conseguenza? Oh, bravissimo! Allora, prendo riferimento da questa cosa qua, per dirvi che il partito ha intenzione di fare una rivoluzione al proprio interno di ascolto non solo dei giovani ma anche dei meno giovani ma di tutti i cittadini che vogliono dire qualcosa all'Italia dei Valori. E questa rivoluzione parte da due reti. È una rivoluzione che può sembrare, quando si annunciano le rivoluzioni di solito non si fanno mai, quando si annunciano troppo. Però questa volta invece le intenzioni serie ci sono, di ascoltare le persone e mettersi in ascolto. La provocazione che io ho fatto all'inizio era una provocazione chiamata proprio per questo, perché la cosa che vi voglio dire è che non solo in questo partito, ma in qualsiasi altro partito e in qualsiasi altro contesto politico in Italia, non avrete ascolto se non cercherete di imporre le vostre ragioni il più veementemente possibile. Coalizzatevi, fate qualsiasi cosa, perché se no non si cambia niente. Io parto da questa cosa che dico sempre, e ve lo dico per esperienza personale. Io non sono uno che è arrivato al partito per raccomandazione qualcuna o per volontà divina. Io perché da 17-18 anni, quindi stiamo parlando di 33 anni fa, perché ne ho 51, 34 anni fa, la mia passione politica mi ha portato a fare determinate cose, determinati passi, che alla fine hanno inciso in qualche maniera piccola nella vita politica della mia città, della mia regione e anche nella vita politica, credo, italiana, grazie ai movimenti che sono nati, che sono sorti. Ma questo è stato fatto con la forza di volontà, senza battersi di fronte alle difficoltà. Certo che ci sono difficoltà, una di queste. Non abbiamo la rete internet, non abbiamo il wifi, l'abbiamo chiesto e non ce l'hanno dato. Ma se non c'è una maniera di e ci sono le persone giuste con le quali interagire dentro il partito e fuori dal partito per esigere le vostre richieste. Detto questo, io è da 3 anni che curo la comunicazione web di questo partito e vi dico che non siamo mai arrivati a un punto più bello di questo, nel senso che in questo momento siamo veramente nella necessità di ascoltare. Io
dovrei andare avanti con le diapositive e vi dico che gli spazi di partecipazione e dibattito prima, precedentemente, partivano in una maniera solita, tradizionale, c'erano le richieste della piazza, i mass media ne parlavano e si creavano delle reti. Con la politica 2.0 cambia completamente, viene ribaltato completamente questo concetto. E vi ricordate gli sms di Zapatero durante le elezioni? Quello è stato il punto in cui c'è stata veramente l'idea del cambiamento, perché tramite una comunicazione informale di sms i cittadini spagnoli si sono ribellati a delle bugie che Aznar stava promuovendo. E quindi attualmente invece succede esattamente il contrario. Io per esempio sono stato uno degli animatori del Popolo Viola, e il Popolo Viola è partito dai social network, dalla comunicazione in rete, si è trasferito nei mass media che sono stati costretti a parlare non solo del Popolo Viola ma poi successivamente di tanti altri movimenti che in tutto il mondo si sono estesi, e si sono estesi col passaparola telematico, con le conversazioni in rete, e poi sono sfociati in piazza. E questo è un po' l'andamento che stiamo vivendo. E proprio Paul Saffo dice: nell'era di internet e tecnologie digitali sono il solvente che scioglie la colla delle istituzioni tradizionali. È questo che dobbiamo fare noi. Dobbiamo utilizzare i social network per intrufolarci tra le maglie dei vecchi partiti, delle vecchie istituzioni e scioglierle. E abbiamo la capacità di farlo, per passare da utente cittadino passivo a utente cittadino attivo, che reclama e che chiede ascolto. E se questo ascolto non viene dato, reclama l'ascolto, perché se no invece di cittadini, se invece di giovani come siete voi, non siete dei giovani, ma diventate quasi dei prevecchi, come un neologismo che ho coniato io, che significa persone che arrivano al posto dove sono solamente perché affiliate a qualcuno o a qualcosa. E non è così, noi dobbiamo andare avanti per le nostre idee. Le nostre idee dovranno avere le gambe e dobbiamo esigere che queste gambe ci vengano date. E l'ha detto poi anche Di Pietro prima, nel suo intervento introduttivo, ha detto proprio questo. Io non voglio sentire lamentele, voglio sentire progetti. E vi assicuro che in questo momento, questo è il portale attuale dell'Italia dei Valori, il network, il blog, il blog di Pietro, il sito e le varie cose che ci sono, e tutto questo lo facciamo per raccontarci. Allora faccio questa domanda, che quelli che sono stati con me altre quattro volte la conoscono già la risposta: perché è necessario che noi ci raccontiamo sul web? Perché? Risposte: per condividere esperienze e innovazione, per farci conoscere, per più lontano possibile. Tutte queste sono esatte, ma perché altrimenti, e questa è una delle esigenze più importanti, se non ci raccontiamo noi, ci raccontano gli altri. Il PD in questo momento è raccontato dalla rete. Il PD, la svolta verso l'UDC del PD, viene raccontata dagli utenti in rete. Questo gli sta portando dei gravi problemi, e persone libere, menti libere, tipo quella che ho accanto a me, Alessandro Giglioli, che è area di sinistra e di area, potrebbe essere di area PD, diciamo, no? Se non fosse che il PD è questo, e lui è un po' una specie di grillo parlante dentro la rete, e quelli come lui ce ne sono tanti, anche cittadini che non hanno magari la visibilità di Alessandro Giglioli, e tutti noi, noi che siamo qua, tramite i social network, tramite un blog, tramite un account Twitter, possiamo veramente condizionare la politica in Italia. E non lo dico io, lo dice una come Tigella, che è una star di Twitter, che ha seguito Occupy Wall Street, e grazie a questo è diventata famosa e ascoltata in rete e poi nei media mainstream. E vedrete che il prossimo passo sarà che terrà sicuramente una rubrica o qualcosa in qualche rubrica televisiva, perché poi
E questo è il passaggio, perché ricordatevi che la rete da sola non basta, è autoreferenziale. Bisogna uscire dalla rete, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista di altri mezzi di informazione, perché sennò si viene ridotti a essere solo dentro la rete, e questo non basta. Le scelte degli elettori in realtà vengono guidate, ed è questo che vi invito a fare io, non dalle scelte razionali, ma dalle scelte di emozioni. Cioè voi dovete far uscire le vostre ragioni, anche con veemenza, perché è questo che deve passare. È un'idea sbagliata che l'elettore giudichi le cose della politica avendo inserta in testa una sorta di macchina. In realtà in America soprattutto hanno verificato che è esattamente il contrario. Il voto, se no uno come Bush non sarebbe mai stato votato, certamente. Ma Bush è stato confrontato l'ultima volta con Al Gore, e Al Gore non era però quello attuale che ha fatto il suo film, eccetera. Era un Al Gore che seguiva i dettami dei suoi consiglieri politici, che dicevano che doveva rispondere con i numeri alle emozioni di Bush. Ed è questa la maniera sbagliata. Noi dobbiamo cercare di trasformare questo, e la rete ci aiuta moltissimo. Passare dalla oralità alla coralità, cioè dal tempo naturale alla scrittura della stampa e l'invenzione, alla seconda ondata, che è quella dei mezzi di comunicazione di massa, e la terza ondata, la vera rivoluzione, che passa da internet e i social network. Voi vedete come vengono utilizzati questi social network, però io cerco di stare nei tempi che mi sono stati assegnati, quindi sono già oltre 3 minuti e finisco. È importante sapere che Twitter, Facebook, YouTube influenzano il consumo di notizie, e noi lo sappiamo bene. Noi siamo il primo canale YouTube politico d'Europa, lo Staffi TV, primo canale politico d'Europa. Ci sta dietro solo l'America con Obama e altri canali. Però dal punto di vista politico noi siamo quelli con più iscritti, con più visualizzazioni. E questo conta. Di Pietro è stato il primo ministro che ha raccontato quello che succedeva in Consiglio dei Ministri grazie a un video di YouTube. E questo conta più che tante parole scritte o tante altre cose. Quindi la cosa che vi invito a fare, non vi faccio tutta la presentazione, se no non finisco, però la cosa che vi chiedo è questa. Il partito, da questo momento in poi, ha intenzione di lavorare su due reti, una rete territoriale, che siete voi, e una rete web, che siete voi. Quindi voi potete essere centrali nello sviluppo di questo partito, e non fatevi fermare da niente. Cioè reagite ovviamente compostamente, ma come volete, o anche non compostamente, fatti vostri, però reagite, non siate succubi del potentato locale o del potentato nazionale, anche perché se no siamo sicuramente costretti a una morte certa di questo partito, perché se no gli elettori andranno da un'altra parte. Quindi proponiamo idee, diamo gambe alle idee e ascoltiamo il nostro vicino, non come concorrente, anche il ragazzo che è vicino a voi o il ragazzo che è nel vostro quartiere o che è nel vostro partito, non come concorrente ma come collaboratore, perché solo dalla collaborazione può venire qualcosa di buono. Scusate se sono andato oltre i tempi, ma queste cose secondo me erano importanti. Grazie. Allora, prima di tutto, siccome io anche ero molto emozionato a cominciare questa tavola rotonda, non ho dato i tempi, non ho dato i numeri, adesso do i numeri. Direi che ci teniamo tutti sui 10 minuti ciascuno, lasciando sforare di poco, in modo che ce la facciamo tranquillamente. La parola adesso è a Giglioli, che ha un'esperienza diversa, ma sostanzialmente analoga. Non mi presento così facciamo prima, tanto mi hanno già presentato. Allora, io invece cercherò di darvi dei consigli, come cerco sempre di dare volentieri dei consigli ai giovani dei partiti della sinistra italiana o comunque di quella che una volta era l'opposizione quando c'era Berlusconi, nella speranza che possano essere utili. Però mi rilascio anche un pochino al discorso che vi ha fatto il vostro capo, cioè al discorso di Pietro. Io cercherò di darvi dei consigli per quello che possono essere utili riguardo alla cosiddetta rete web, quella che Gianfranco ha chiamato rete web. Prima però ho bisogno di una mano da voi. Quanti di voi, per favore, hanno un blog proprio? Ok, quanti hanno un account Facebook che però aggiornano con continuità, almeno una volta alla settimana, parlando di politica?
non parlano di cosa ha mangiato. E lo stesso per Twitter? Va bene. Beh, mi sembra una platea abbastanza avviata positivamente. Allora, io cercherò di darvi dei consigli per quello che riguarda l'utilizzo di questi vostri strumenti, quelli che già avete, quelli che spero tutt'oranno, per la creazione di questa di una rete che porti avanti le vostre idee e che vi consenta la diffusione, la comunicazione e il confronto delle vostre idee. Quell'attivismo di cui parlava prima Gianfranco, che può essere a livello locale o a livello nazionale, è uguale, quello che conta è muovere il sedere. Allora, intanto è utile o no avere un blog? Io credo di sì per chi fa politica, nel senso che si è molto parlato in rete del fatto che i blog sono stati fagocitati e in qualche modo uccisi da Facebook e da Twitter. È vero in parte, specialmente per la conversazione fra privati, è meno vero per la politica. Io credo che avere una casa delle vostre idee, una casa delle vostre proposte, che è solo casa vostra e che resta lì, che è sempre visibile, che si ritrova in ogni momento quando una persona mette il vostro nome su Google, oppure mette il nome del vostro partito e della vostra città su Google e magari lo trova, questo è molto utile per farsi trovare. Quindi non credete, per favore, prima di tutto a quelli che vi dicono che il blog è morto per quanto riguarda l'attivismo politico. Dopodiché è indispensabile che tutto quello che mettete nel blog vada anche sui social network, è indispensabile avere anche una presenza sui social network che non è quella sul blog, cioè ulteriore rispetto a quella sui blog, però create la casa delle vostre idee. È gratis, lo sapete tutti, create la casa delle vostre idee, create un luogo da cui partono tutte una fonte delle vostre idee, delle vostre proposte, che poi andranno liquidamente ad andare sui social network. La presenza sui social network è fondamentale, però ricordatevi che è fondamentale che ci sia anche un luogo in cui rimane tutto, un deposito delle vostre idee, e i social network dopo un po' invece questo ve lo impediscono, come sapete. È un consumo molto più immediato, molto più liquido. Dopo questa premessa, io direi subito che entro negli aspetti, come dire, di technicality, pratici, per una presenza in rete che sia positiva, che sia utile a voi e che sia utile soprattutto alle vostre idee, alle vostre proposte. Parto dal vecchio giochino che ci insegnavano a noi alle scuole di giornalismo quando avevamo 20 anni, cioè 30 anni fa per quanto mi riguarda, per cui si diceva che ogni articolo deve sempre avere le 5 W, no? Sapete, where, who, when, what, eccetera. No? Non è più vero niente. Oggi per la presenza in rete servono altre iniziali. E sono le iniziali che vi do, sono IC, TIC, è molto più complesso, d'altro canto siamo in un'era più complessa. IC, I come Imola, C come Como, T come Torino e poi di nuovo Imola, Como. La prima I è identità, cioè la vostra presenza in rete sempre per essere funzionale, per avere successo, per diffondere le vostre idee, per creare conversazione, per creare attivismo, come diceva Gianfranco, che è la base di qualsiasi forza politica, deve avere un'identità forte, cioè bisogna essere sicuri di avere una definizione della propria identità politica. Il proprio blog, ripeto, è utile avere un blog anche se poi siete su Facebook e su Twitter, la vostra identità deve essere caratterizzata in modo definito, chiaro, non c'è niente di più fallimentare in rete delle idee tiepide, delle idee incerte, delle idee in qualche modo vaghe, fumose. L'identità è la base della vostra riconoscibilità online. La definizione dei temi e, come dire, l'insistere a costo di essere ripetitivi, perché non è che tutti gli utenti studiano la vostra opera omnia e quindi sanno che l'avete già scritta quella roba lì 10 giorni prima. L'identità è fondamentale. Secondo elemento, la continuità. Allora, c'è abbiamo messo la prima I, adesso arriviamo alla C. Continuità, c'è un equivoco, si pensa che la rete, essendo un mezzo immediato, sia un mezzo che svapora. È una puttanata clamorosa. In rete la continuità è fondamentale, solo negli anni, non nei mesi, negli anni un'identità online viene riconosciuta, viene apprezzata. Questo perché, come sapete, c'è il meccanismo del tam-tam, il meccanismo che i tecnici chiamano virale, no? Per cui la vostra notorietà non si diffonde dall'oggi al domani, non è che aprite un blog e dopo 20 giorni tutti sanno che avete aperto un blog.
Ci vogliono anni perché altri blog vi linkino, perché voi andiate sui social network, i social network cominciano a diffondere viralmente uno dei vostri contenuti e allora magari attraverso quell'uno dei vostri contenuti arrivano al vostro blog e lì vi scoprono e allora vi mettono nei mukbangs o nei feed RSS o in altri luoghi che consentono a voi di esserci, di far parte. Quindi anni, identità, continuità. Terza parolina è la T, la trasparenza. La trasparenza è fondamentale. Essere online vuol dire non prendere per il culo nessuno, perché vi sgamano dopo 5 minuti. Se avete fatto un errore online, non è che potete cancellare quello che avete scritto, lo dovete ammettere con umiltà, con coraggio, con la capacità di mettervi in discussione, di dire ho sbagliato, chiedo scusa. Allo stesso modo ci vuole faccia di tolla, non è che dovete essere prudenti, dovete aver paura. Ma la trasparenza, la mancanza di quello che diceva prima il vostro capo sulla sorella Concetta, cioè non essere ipocriti, è fondamentale, essere autentici, essere la verità, cercare di migliorarvi ogni giorno, per carità non dico che dovete essere voi stessi sempre senza tentativi di migliorarvi, ma siate la verità di quello che siete, non abbiate paura, si perdona molto di più una persona che sbaglia in buona fede, per passione, per amore della politica, per amore delle proprie battaglie civili, che non una persona che fa invece fumisterie, giri, salti, bugie, coperture, infingimenti. La trasparenza è fondamentale, tenendo conto di un'altra cosa che fa parte della trasparenza, che quando avete pubblicato un contenuto online, specialmente sul blog, ma in qualche modo anche nei social network, se qualcuno vi fa uno screenshot, sta lì per sempre. Quindi questo è un errore che io vedo, è paradossale. Lo fate molto di più voi ventenni che noi cinquantenni, non rendersi conto che quando avete schiacciato il tasto publish una cosa è lì, definitivamente, e quindi state molto attenti. Altre due piccole accorgimenti che vi chiedo di seguire in questa vostra presenza online, ovviamente l'interazione, sempre interagite con tutti, fate conversazioni, non create dei blog che sono delle monadi. Interazione vuol dire conversare, conversare anche con i vostri avversari, confutare i vostri avversari, rispondere ai lettori, non chiudervi a riccio. Uno dei grossi errori che fa Grillo, nonostante sia considerato il guru della rete, è non esserci sugli altri blog, non linka gli altri blog, non risponde agli altri blog. È una chiesa, è una setta dianetica all'interno della rete, non è orizzontalmente diffuso. Interagite. Siateci, confrontatevi, rispondete, siate sempre nelle conversazioni. L'ultimissima cosa, poi chiudo perché sono i 10 minuti, è l'ultima C, e cioè l'obiettivo di tutto questo, la credibilità. Tutto questo porta alla credibilità, a quella che i guru americani chiamano web reputation, cioè avere una reputazione online, che è l'obiettivo finale di tutto questo lavoro, che vi porta a diventare un soggetto nel dialogo online, un soggetto della conversazione online, quindi a rendere note le vostre idee, a rendervi noti come persone, a rendervi noti come soggetti, a creare uno snodo locale di quella rete sul territorio di cui vi hanno parlato Di Pietro e Mascia, uno snodo locale di idee, di proposte, di attività, di iniziative, credibile, trasparente, continuativo, coraggioso e con una forte identità personale e politica. Grazie. Grazie davvero, io mi sono bevuto tutte queste cose come miele, nel senso che ho dovuto imparare quasi tutto, davvero grazie. Grazie. Devo dire rapidissimamente, uno, da quando sono diventato un po' più estremista del solito, sui giornali scrivo poco e ho una grande nostalgia perché sono preda del mito della parola stampata. Le poche cose che ho messo sul blog con l'aiuto di qualche amico hanno avuto molto più eco di quello che è un articolo anche su un grande giornale nazionale. E questa è un'esperienza che ho fatto personalmente e che mi sembra importante. La seconda questione è, se però siamo tutti bloggati, non si rischia una confusione comunicativa? Cioè, come la democrazia diretta. Però, appunto, è una domanda che mi faccio. Posso rispondere? Sì. Sì.
No, è il contrario, non siamo tutti bloggati intanto, che secondo me, che è una dizione passiva bloggati, se siamo tutti attori della comunicazione online, poi ciascuno di noi si guadagna la propria reputazione, la propria visibilità, il proprio pubblico, la propria credibilità attraverso i contenuti che mette. Non c'è una, è chiaro che c'è una parcellizzazione della comunicazione, una volta c'erano 1000 persone, i giornalisti che parlavano e 5 milioni, quelli che compravano i giornali, che ascoltavano. Adesso non è più così, chi parla ascolta, chi ascolta parla. E quindi la capacità di esserci non è più data dal mezzo che tu hai in mano. Prima potevi essere un coglione qualsiasi, ma se scrivevi sul Corriere della Sera qualcuno che ti ascoltava c'era per forza. Adesso no, adesso siamo, ognuno se la gioca sulla base solo delle proprie capacità, come dicevo prima, della propria reputazione, della, che si costruisce negli anni, con la continuità e con le cose che ho cercato in estrema sintesi di dire. Quindi non, io non ci vedo una, un caos, ci vedo al contrario una possibilità. Chiaro che all'inizio sembra un caos, internet sembra sempre un caos a chi si avvicina. Io non sono un nativo digitale e ho a che fare con tante persone che si sono avvicinate alla rete in età mature. La prima impressione che hanno tutti è quella che dici tu, è quella del caos. La difficoltà di separare il grano dall'olio, la difficoltà di buttare via ciò che non serve e di selezionare ciò che serve, di capire quali sono i siti inutili, quali utili, quali dannosi e così via. Ma è uno sforzo collettivo che dobbiamo fare tutti noi, esattamente come una volta uscivamo in un paese di 25, abitavamo tutti, no? Nell'epoca dell'alto medioevo, nei villaggi di 30 persone, era tutto molto semplice, nessuno si perdeva. Oggi usciamo nella metropoli di New York o in quella di Pechino e c'è un casino fondamentale, però siamo lì, siamo nella metropoli, non siamo più nel villaggetto. Grazie, grazie. Adesso parla Emiliano Morrone, che di villaggi si intende, ma forse anche d'altro. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie all'organizzazione per avermi invitato. È curioso vedere di fronte a me questo grigiore di una città istituzionale e confrontarlo con il sole e i colori della mia terra e della terra di Valentina, che è calabrese, e del professor Vattimo, che sono calabresi come me. E io vorrei trovare un punto di sintesi tra il discorso che ha fatto Gianfranco e il discorso di Alessandro, nel senso che vanno benissimo le vostre considerazioni, aggiungo, c'è bisogno poi di una traduzione nella realtà. Io sono il direttore di un giornale che si chiama Infiltrato, l'indirizzo è infiltrato, www.infiltrato.it. Noi facciamo delle inchieste a tutto tondo, ci occupiamo, seguiamo il Molise perché la maggior parte dei ragazzi dell'Infiltrato viene da quella regione, ma insomma cerchiamo anche di non farci mancare nulla. L'ultima inchiesta che abbiamo fatto riguarda la realizzazione di un ospedale nella piana di Gioia Tauro, su cui ci sono, secondo la direzione distrettuale antimafia di Milano, degli appetiti della cosca di 'Ndrangheta Gallico. Ora, la presenza, la partecipazione, la produzione di informazioni, il collegamento, quindi la connessione, lo sviluppo dell'intelligenza connettiva, le amicizie e le solidarietà che così possono nascere in nome di una visione comune, tutto questo va bene, ma c'è un problema che riguarda il web e i social network, che è poi riuscire a capire quanto di questo patrimonio, diciamo, che forse potremmo, per citare Popper, professore, collocare nel mondo 3, quanto di questo patrimonio si traduce in concreto nei territori. Allora, noi abbiamo provato, lo dico nella massima umiltà, un'esperienza che è partita in Calabria, che poi per varie vicissitudini, perché insomma la vita riserva anche delle belle sorprese, insomma non solo monti, abbiamo provato a partire da un concetto, cioè non ci stanno bene determinate cose. La Calabria è la regione in cui ci sono purtroppo le navi dei veleni. Il governo, come voi sapete, fece con Stefania Prestigiacomo, allora ministra dell'Ambiente, una conferenza stampa rapidissima, esattamente 2 giorni dopo una grande manifestazione nella quale si metteva in luce il problema.
La Calabria è la regione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, operazione Cosa Mia, anche lì gli appetiti e gli interessi dell'Andrangheta, delle scuole costruite con i rifiuti tossici, l'operazione Black Mountain portata avanti da Pierpaolo Bruni, procuratore della distrettuale antimafia di Catanzaro. E la regione di Why Not, per citare un nome conosciuto, no? L'inchiesta portata avanti da Luigi De Magistris, è la regione dei complotti, delle complicità, di una sanità disintegrata, 36 ospedali su 39 che non funzionano, è la regione dell'emigrazione, 2 milioni di abitanti alla Calabria e in Calabria ce ne vivono 1.300.000, gli altri sono fuori o per problemi di sanità, come di salute, come i miei genitori, o per ragioni di lavoro, come me. E quindi è una regione che sta scomparendo. Anni fa facemmo, insieme a Saverio Alessio, un amico e collega, un libro che faceva il verso a un più celebre libro del professor Vattimo. Il libro del professor Vattimo si chiama La società trasparente, il nostro molto più piccolo si chiama La società sparente, e riflette sulle cause di questa sparizione e della popolazione calabrese, diciamo, e proprio della ricchezza di una terra che è, come dire, messa in ginocchio dai poteri criminali ma anche dai colletti bianchi. Allora noi abbiamo provato, dicevo, a reagire, cominciando a fare informazione, denunciando, scrivendo nomi e cognomi, prima su un sito che è web 0.0, non era nemmeno web 1.0, che era solo testo e ipertesto. Questo sito si chiama La Voce di Fiore ed è rimasto così, integro come una volta, insomma non l'abbiamo aggiornato, non abbiamo inserito elementi multimediali, eccetera. E poi abbiamo cercato di tradurre questo nostro sforzo di informazione, le inchieste sulle discariche, sullo smaltimento di rifiuti tossici, lo ricorderà il professor Vattimo, insomma, vide da vicino queste cose. Abbiamo cercato di tradurlo anche in pratica, organizzando un movimento civico che si è presentato alle elezioni comunali, che continuava a fare un giornale cartaceo, quindi ad essere attivo anche nel territorio presso quei cittadini che non sono molto pratici di internet. Tutto questo ci ha messo poi in contatto con altre persone che condividevano diciamo la stessa utopia, quella che noi abbiamo ribattezzato utopia della giustizia, e che ci mette in contatto con l'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori oggi è l'unico partito che si batte seriamente per la legalità, lo dico senza, diciamo, piaggeria. E abbiamo poi fondato, insieme a dei ragazzi conosciuti anni fa, questo sito, che è un sito di informazione, che è appunto L'Infiltrato, con un obiettivo, quello di dare la possibilità a tutti i giovani che hanno qualcosa da denunciare che quindi, o da raccontare, qualche approfondimento da proporre nei singoli territori, dalla Lombardia alla Sicilia, creando una vera e propria rete. Abbiamo una rete di blogger, così come ce l'ha Il Fatto Quotidiano, e uscendo tutti i giorni con delle inchieste forti, inchieste che poi sono, come dire, riverberate anche dalla politica. Io ringrazio l'Italia dei Valori perché l'Italia dei Valori non solo ha presentato delle interrogazioni parlamentari sulle quali noi ci siamo basati poi per approfondire, ma molto spesso ha anche fatto delle interrogazioni parlamentari proprio sulla base delle inchieste realizzate dai ragazzi dell'Infiltrato. E vi do un dato, sapete che lo stabilimento Fiat di Termini Imerese stava per essere acquisito da un signore che si chiama Massimo Di Risio, c'è stata una forte battaglia sia in Parlamento che fuori del Parlamento da parte dell'Italia dei Valori. Noi abbiamo fatto come Infiltrato una piccola inchiesta nella quale abbiamo dimostrato che le auto della DR Motor di Dirisio, che voleva prendere lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, arrivano direttamente dalla Cina e che gli operai addirittura sono costretti a fare delle recite, cioè nel senso che nella catena di montaggio di macchia di Isernia della DR Motor
vengono messi i pezzi di queste automobili, guarda caso, quando arrivano delle ispezioni. Le auto arrivano belle pronte dalla Cina, vengono prelevate dal parcheggio, vengono smontate quando arrivano gli ispettori, vengono messe sulla catena di montaggio e nessuno si è mai chiesto come mai dopo ore e ore non uscisse un'automobile da questa catena di montaggio. Ecco, questo è altro, diciamo, abbiamo portato avanti, come per esempio una cosa singolare, un ospedale costato, le sale operatorie di un ospedale a Isernia costate 2 milioni di euro, che non sono mai entrate in funzione, addirittura adesso c'è il veleno per topi perché ci vanno i topi, non sono mai entrate in funzione perché nel progetto non era stato previsto un ascensore. Anche su questo Italia dei Valori ha presentato un'interrogazione parlamentare, quindi è un bell'esempio di come ci possa essere una collaborazione tra informazione e politica senza secondi fini, nel senso che se c'è un'interrogazione parlamentare, se quindi si va a fondo e si individuano le responsabilità, ovviamente la collettività può avere una sanità sicura, una sanità efficace. Ora, quindi l'invito che io sono venuto a rivolgervi è uno di cercare di creare questo tipo di rete, cioè autonomamente, e anche sono venuto a dirvi che se volete, se avete delle inchieste, se avete dei fatti da raccontare, perché non bisogna mai dimenticare i territori, potete farlo perché l'infiltrato apre le porte a tutti coloro che hanno la passione per il giornalismo e per l'approfondimento, in considerazione del fatto che oggi l'approfondimento risulta sempre difficile, e noi lo sforzo che stiamo compiendo è quello di andare a guardare i dettagli di quello che succede, perché abbiamo potuto constatare, se uno pubblica un pezzo con il titolo "La casta frega altri 600.000 euro o 600 milioni di euro", tutti lo leggono, anzi leggono il titolo e cliccano su mi piace. Se invece uno fa un'inchiesta approfondita su come, faccio un esempio, la nostra regione, la regione Calabria, stia compiendo un'operazione del tutto anomala riguardo alla realizzazione di 4 nuovi ospedali che dovranno sostituire quelli vecchi e fatiscenti che ci sono, le persone non si interessano, a volte uno dice non si interessano più di tanto, invece noi le stiamo abituando ad un tipo di informazione più profonda, ma anche ad esprimere delle opinioni, anche a mantenere quel senso critico e di vigilanza che occorre, soprattutto in questo momento nel quale i partiti politici, devo dire, salvo Italia dei Valori, sono tutti allineati alla volontà dei poteri forti. Vi ringrazio. Grazie Emiliano, grazie. Come vedete qui si aggiungono delle cose, delle indicazioni tecniche, degli inviti a come collegare l'attività in rete con la politica attiva in tanti sensi, e adesso alla parola, nell'ordine si è spostato per ingannarmi, ma Ivan Rota, grazie. Vediamo Gianfranco. Grazie a voi, mi inserisco tra tre così addetti ai lavori della comunicazione per cercare, nel ruolo che ricopro, di linkare i temi di questa giornata, che sono nuovi media e partecipazione democratica, cercando di così andare nella direzione di quello che sta facendo il partito e con una riflessione. La nostra generazione ha sicuramente compromesso il futuro e la speranza della vostra generazione, ma ha anche fatto una cosa buona. Vi ha dotato di strumenti utili e necessari per la vostra conoscenza e l'approfondimento di tematiche, come diceva anche Alessandro in questo momento, per approfondire dei temi, non fermarvi ai titoli, non fermarvi a quelli che sono gli spot. E quindi da questo punto di vista e in questa partecipazione democratica, alla vostra età, o anche prima, non avevo la possibilità di andare a vedere che cosa voleva dire Politeia, la polis, facevamo delle ricerche, andavamo a cercare di fare i ritagli quando eravamo a scuola noi. Oggi c'è la possibilità di andare ad informarsi e
vedere, per esempio, vado velocemente perché sono del materiale utilizzato per fare corsi di formazione politica che cerco di stimolare voi sul territorio, proprio come giovani, a fare, invitando noi a venire a tenerle queste cose, interagendo, perché altrimenti non c'è la possibilità di farlo. Quindi, andando velocemente, la partecipazione democratica è quella che deve mettere in condizioni ogni cittadino, ognuno di noi, di concorrere a quella che è la polis, la vita della polis, con uno strumento messo a disposizione dalla nostra Costituzione, che è la nostra Costituzione, che in un punto parla anche di un passaggio incompiuto, come tanti altri passaggi incompiuti della Costituzione, che si ferma alla enunciazione chiara e inequivoca di quello che si erano prefissi i costituenti, ma che poi non è stata attuata da un punto di vista di regolamentazione di regole. Quindi, quando parliamo di partecipazione democratica e in molti casi viene richiamata quella che è l'articolo 49 della Costituzione, che è lacunoso e permette poi ai illusi, ai belsito di turno, che sono i casi più evidenti, di andare a utilizzare questi partiti per degli interessi propri o di piccole lobby. Allora, in questa riflessione che vado velocemente a fare assieme a voi, è anche il meccanismo della politica e dei partiti, della partecipazione democratica, che sino a qui purtroppo andrà avanti ancora per un po', ma alla lunga, continuando noi come Italia dei Valori e con tanti altri a perseguire l'utopia di una politica diversa, trasparente, chiara, che sia dalla parte dei cittadini, si potrà fare in modo di sostituire quello che è i circoli degli elite, l'ho chiamata io, nel senso ci sono dei circoli fatti da poche persone, con tanti mezzi economici, con la disponibilità o proprietà di mezzi di comunicazione o di manipolazione di masse, quindi dei mezzi di comunicazione tradizionali, e attraverso un'altra leva, che è quella del potere in sé, quindi potere economico, potere mediatico, potere in sé, dato da tutte quelle clientele di quel meccanismo di intreccio della mala politica, ne parlava anche il Presidente Di Pietro con quei personaggi messi all'interno delle partecipate della pubblica amministrazione, cioè tutto un meccanismo che ha fino ad ora consentito, con un percorso regolamentato e quindi tutto a posto, di andare all'interno delle istituzioni per fare delle leggi utili a se stessi, utilizzando quelli che la buona fede e tante volte il non approfondimento da parte dei cittadini o il fermarsi in superficialità per fare i propri interessi. Allora, l'obiettivo che deve esserci e dobbiamo perseguire è passare da questo circolo dell'élite a una casa comune. Mi piacerebbe vedere questa Italia dei Valori che va senza un futuro lontano, molto lontano, e oltre Antonio Di Pietro, che può diventare una casa di valori dove si ritrovano tante persone oneste, per fare in modo di affermare quello che è la partecipazione democratica dei cittadini in un governo del paese e delle istituzioni che mandi a casa quelle piccole elite e quindi che in pochi riescono a ottenere il consenso e quindi democraticamente il consenso dei cittadini e passare a una politica che stia dalla parte dei cittadini, che sia una politica con la P maiuscola, che è quella, la politica che ha un modello di società, quindi vede davanti a sé un modello di società che è ben diverso se sto dalla parte di quelli che stanno peggio e quindi dalla maggior parte dei cittadini, rispetto a quelli che hanno un modello di società dove devono tutelare, salvaguardare e arricchire i soliti noti. Ed è chiaro che con questo modello di società io devo stendere un programma, devo vedere attorno a quel programma e quindi attorno a quegli interessi che stanno o da una parte o dall'altra, quindi o dai cittadini onesti o dall'altra parte quelli che con disonestà utilizzano le risorse, attraverso gabelle, balzelli, pressioni fiscali e quant'altro dei cittadini normali, attorno a quel programma costruire una coalizione con chi condivide quell'obiettivo, alla fine trovare una leadership, presentarsi ai cittadini e, se
i cittadini danno il consenso, dire ai tecnici come, cosa devono fare affinché i tecnici lo realizzano. È evidente, e mi fermo con questa riflessione, che oggi noi viviamo una anomalia della partecipazione democratica, un'anomalia del governo del nostro Paese, un'anomalia tra quello che sono le due visioni che dicevo prima, se stare dalla parte dei cittadini o del sistema economico, più che economico, finanziario delle grandi banche, e quindi dobbiamo più alla svelta possibile ritornare alle urne per dare quella possibilità di partecipare democraticamente, con delle precondizioni. La partecipazione, come si diceva, è quella trasparenza detta anche da Giglioli. Vado avanti su queste perché la mission, quant'altro, sono argomentazioni che vi ha già fatto il Presidente, qua servono le slide per fissare alcune cose che non nascono oggi ma sono alla base del nostro essere partito, perché non abbiamo mai voluto entrare in politica per essere un partito nuovo, di nuove sigle, di nuovi partiti, di fusioni a freddo di chi c'era già e di generali senza truppa ce ne sono stati. Noi, la nostra obiettivo è quello che leggete, non sto a dirvelo perché l'avete già letto mentre vi parlavo, è quello di incidere nel cambiamento, e per incidere nel cambiamento è chiaro che la sollecitazione, la provocazione che vi faceva Gianfranco, e che chiaramente posso farvi anch'io nel momento in cui vi sto parlando, era quello di non fermarvi, di andare avanti, le linee guida, il partito diverso, questo lo vado a togliere per mancanza di tempo. Allora, noi come possiamo sostituire quei club delle élite non avendo potere economico, potere mediatico e potere in sé, se non attraverso un'organizzazione efficiente, ma che non è solo in termini ingegneristici, organizzazione di pensieri, di idee, organizzazioni di uomini, di giovani, di donne, andando a seminare sul territorio e utilizzando i nuovi media come una opportunità per comunicare il nostro progetto, per convincere prima e coinvolgere immediatamente successivamente dopo gli altri, e innescando un meccanismo che si muova anche se non in maniera apparente e visibile attraverso le coscienze dei cittadini, perché è l'unica maniera questa per andare a stimolare un percorso. Allora, quando parliamo ai nostri giovani dell'Italia dei Valori, diciamo non fermiamoci ai giovani dell'Italia dei Valori, andiamo altro. Qui siamo a Bruxelles, è un'ottima opportunità, credo che avete colto l'importanza di questa iniziativa che si sviluppa in 3 giorni, ma non deve fermarsi qua. La Summer School comincia quando usciremo di qua, quando uscirete di qua, per continuare a attivarvi, a formarvi, a cercare di moltiplicarvi, perché se questo che stiamo facendo qua, nel momento in cui si ritorna sul territorio, sarà rimbalzato ad altri vostri coetanei, è chiaro che raggiungeremo il nostro scopo, raggiungeremo quello scopo di formare una classe dirigente che sappia prendere in mano le redini del Paese con una modalità diversa. Mi fermo su questo che vedete qua. Molti di voi li raggiungo via mail, cerchiamo di fare un percorso anche attraverso Gianfranco, cerchiamo di mettere online le nostre conoscenze e le nostre competenze per cercare di raggiungere la maggior parte di voi. Nella costruzione di, Gianfranco diceva, 2 reti, ma siamo già arrivati a 3 reti. C'è una rete territoriale, molti di voi fanno parte di una rete territoriale, ma tutti facciamo parte di una rete territoriale solo per il fatto che abitiamo in quel territorio e che crediamo in questo progetto. C'è una rete progettuale, perché si è creata anche una rete di contenuti. Italia dei Valori non è solo il partito della giustizia che hanno coniugato e declinato in giustizialismo. Italia dei Valori è un partito che ha dei contenuti che riguardano i temi sul lavoro, sull'agricoltura, sull'economia, sulla finanza, sulla scuola, sulla cultura, sulla politica estera. Cioè è un partito che ha una serie di declinazioni del suo progetto che partono dalla consapevolezza che è necessario avere
legalità e giustizia che stanno alla base di ogni declinazione, perché altrimenti non si potrà mai fare un progetto credibile che sappia convincere i cittadini. E chiaramente in questa cosa ci sono i dipartimenti, lo svilupparsi anche lì, chi ha idee le proponga, le porti avanti, e c'è questa rete online, che non è la rete degli iscritti solamente, e lungi da noi l'interesse e la finalità di avere una rete degli iscritti, che sono importanti nel momento in cui democraticamente bisogna andare a darsi una struttura di dirigenti, ma che nei contenuti va molto oltre. Già oggi noi raggiungiamo 150.000 persone, 4 anni fa eravamo partiti con 28.000 persone che raggiungevamo con una mail, cioè in 4 anni siamo riusciti a creare un database con 250.000 nominativi, di cui 150.000 riusciamo a raggiungervi in tempo reale attraverso i nuovi media, questo nuovo modo di comunicare, che è già vecchio, che la mail è già vecchia rispetto a quello che dicevano, quindi a maggior ragione pensate che moltiplicazione potrebbe esserci. Allora, attraverso questa interazione, azione del partito, coinvolgimento sui territori, per esempio in questa comunicazione bidirezionale, Giglioli parlava prima di interazione, ecco, nell'interazione, che poi tiene conto attraverso la comunicazione che diamo dell'identità forte, della continuità, perché c'è un continuo aggiornamento e quant'altro, l'interazione che siamo riusciti a inventarci e costruire è questa che vedete, questa, e vi prego di entrare almeno voi, siete giovani e avete la possibilità di farlo, sul nostro sito nella parte organizzazione c'è la community di V. Nella community di V non ci sono solo gli iscritti, nella community di V potete coinvolgere altri vostri amici, colleghi di lavoro, studenti, compagni di scuola, cioè potete coinvolgere altri per essere informati e fare una roba di questo genere. Non vado a collegarmi a internet, mi fermo a questa pagina perché il mio tempo è finito, ma voglio lanciare questo appello. Allora, immaginatevi attraverso i nuovi media e questa opportunità che ci dà, la vedete dei link che ci sono, quindi vedete dei link, di chiedere come partito qual è l'opinione, questa interazione che si diceva prima. Allora, immaginatevi Italia dei Valori, in questo caso, che invita 150.000 persone all'interno di una grande piazza e dice: da questo momento in cui stai ricevendo, la piazza è già aperta, puoi salire sul palco, dirci come la pensi su questo tema, su questo e quest'altro, ma non solo, puoi salire sul palco, dirci come la pensi, e dopo 3 giorni di questa consultazione, che è comunque in ogni momento, in ogni secondo si moltiplica, su 150.000 stiamo viaggiando mediamente su un feedback del 10%, quindi 10.000 persone, provate a immaginare al contrario a farlo fisicamente, chiamare 150.000 persone in piazza che si devono spostare da Bolzano, da Agrigento o da Cuneo per andare in piazza San Giovanni, salire sul palco e parlare uno alla volta, quando invece sul web, attraverso i nuovi media, a domanda e a sollecitazione, che opinione hai su questa cosa, potete e possono salire tutti sul palco. Dopo 3 giorni in 15.000 sono saliti sul palco, grande forza dei nuovi media, di questa quantomeno qualcosa di buono che è stato fatto da quelli che arrivavano, e quando il palco si chiude, quando l'incontro si chiude, su quel tema non solo i 15.000 che hanno parlato, ma anche agli altri 125.000 viene dato un report con quello che è emerso da un punto di vista statistico e di dati, ma con le migliaia di risposte libere, che è quell'intervento finale che ognuno poteva fare, che ognuno si può leggere, che il sottoscritto legge, che il presidente legge, che il partito legge proprio in questa interazione. Allora, quando si dice il partito non ascolta, qualcuno ogni tanto sulla mail mi manda questa affermazione, ma il partito tante volte non è che non riesce a rispondere a centinaia, e lo sa chi frequenta la sede, cioè siamo un partito che riceve centinaia di mail al giorno, il presidente riceve centinaia di mail al giorno, non è che non si legge, purtroppo non si riesce a rispondere a tutti perché ci sono anche altre cose magari da fare, ma la risposta è nell'azione, e questa azione sta incontrando quello che è il pensiero
il desiderio, l'utopia dei cittadini, proprio perché attraverso questi nuovi media, il blog, Facebook, Twitter, queste consultazioni che sono degli strumenti mediatici, viene ascoltato. Quello è quello che possiamo fare noi. Cosa si può fare da quella parte? Attraverso questa pagina, quando la aprirete, torno a ripetere, c'è la possibilità di far arricchire questa community di V non fatta solamente di iscritti, anche dei vostri contatti. Siamo qua in 150, nella vostra cartella dei contatti Outlook o di chi che sia, 10 amici o amiche ce li avete tutti, giusto? Ma riuscirete a coinvolgere 10 e qui siamo in 1500? E i 1500 la volta dopo, se riusciamo a innescare un meccanismo, diventano 15.000? E avanti in questa maniera. Allora, mettiamo una goccia finché questa goccia, goccia dopo l'altra, muova lo stagno e mette in moto delle onde che possano, attraverso i nuovi media, spazzare via la mala politica, sostituendola con una buona politica e una partecipazione democratica. Grazie onorevole Rota, grazie, grazie. La parola a Nicolò Rinaldi, prego. Cercando di essere breve, questa è un'istituzione nella quale i nuovi media sono utilizzati in un modo quasi esistenziale, c'è un rapporto fisiologico tra il Parlamento europeo e tutto quello che permette una comunicazione diversa. Quindi cerco di affrontare il problema dal punto di vista non dell'utente, del cittadino, ma dell'istituzione che vuole comunicare quello che fa. Qui siamo in una sorta di torre d'avorio, lontana dai problemi fisici e dal contatto concreto con il cittadino. Si trova a Bruxelles, ma deve rispondere a problematiche che vanno dal Portogallo fino all'Estonia, da Cipro fino all'Irlanda, al punto che io ho veramente difficoltà a capire come poteva funzionare il Parlamento europeo in una età pre-internet, pre-mail, pre-new media, pre-blog, pre-siti e via dicendo. Qua tutto viene messo in streaming, bisogna assolutamente comunicare attraverso i blog, attraverso le newsletter, attraverso Facebook, attraverso Twitter. Direi che rispetto forse anche ai parlamentari nazionali siamo proprio costretti, in parte perché abbiamo dei collegi che sono molto più ampi, in parte perché ci dobbiamo rivolgere e siamo sollecitati non soltanto da cittadini italiani ma costantemente da cittadini di tutti i paesi europei che su alcune questioni incalzano i parlamentari europei in quanto tali, anche perché da un punto di vista formale noi qui rappresentiamo non i cittadini del mio collegio nel quale sono stato eletto Italia Centrale, ma rappresentiamo i cittadini europei nel loro complesso. Con un'aggravante, un'aggiunta, dal punto di vista italiano, che l'Europa è uno di quei temi sui quali nei media tradizionali esce molto poco, sui quali stampa e televisione hanno sempre grande fatica a effettuare una copertura. Per cui, se si deve parlare di Europa, la comunicazione in gran parte bisogna farcela da noi, in parte anche con un aiuto dell'istituzione, in modo da cercare di colmare le lacune di una comunicazione e dei mezzi di informazione altrimenti tradizionali. Devo dire che sotto questo profilo c'è, ripeto, un ritardo strutturale, culturale proprio del mondo dell'informazione tradizionale italiano, che tutto quello che è europeo ci arriva sempre molto tardi e mille cose non sono coperte. Detto questo, da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista di un rappresentante, è chiaro che poi la straordinaria opportunità dei nuovi media diventa, per una cattiva politica, anche una vera e propria minaccia. Una minaccia perché è un'estensione che può essere sempre e progressivamente più applicata, quella di questa nuova comunicazione. Certo, ci sono le mailing list, ciascuno di noi ce le ha, ci sono i blog, ci sono i siti. Questo però obbliga il responsabile politico a comunicare, a spiegare quello che fa, poi magari a dire quanto è presente nel lavoro di commissione, nel lavoro di plenaria, come ha votato per ciascun dossier, tutte informazioni che qui dentro sono facilmente tracciabili attraverso i siti dei deputati o altrimenti attraverso anche il sito dell'istituzione stessa. Non solo,
bisogna mettere il proprio curriculum e poi, se si vuole, bisogna mettere, anzi dobbiamo metterlo, la propria dichiarazione di interessi finanziari. Si può andare oltre, si può arrivare al certificato penale online, si può arrivare alla dichiarazione di interessi patrimoniali. Ecco, a un certo punto molti cominciano a essere un po' in difficoltà, vogliono fermarsi rispetto a un mezzo che invece non conosce soste, può andare molto oltre, fino a diventare quello che è un vero e proprio specchio, uno specchio dell'attività istituzionale, uno specchio dell'attività pubblica. Sotto questo profilo la parola trasparenza non si può affermare senza un pieno utilizzo di questi strumenti. In qualità di relatore per il nostro gruppo, i Democratici Liberali, per l'Europa, di un provvedimento che riguarda lo spazio, la libertà di accesso a Internet, vale a dire il cosiddetto Trattato contro la contraffazione ACTA, questa è una responsabilità che ho assunto appena eletto, insomma dal settembre del 2009, il fatto di essere relatore del gruppo su questo dossier, ho cominciato anche proprio a seguire quelle che sono le aspettative da parte dei cittadini, non tanto italiani, devo dire soprattutto europei, che sono stati molto più mobilitati di tanti italiani per quanto riguarda l'applicazione di questo trattato. Di che cosa si tratta? Ve lo dico perché è una vicenda assai emblematica, di un trattato multilaterale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, il Giappone, il Messico, l'Australia, insomma i paesi a economia industrializzata, i paesi occidentali a economia industrializzata per lottare contro la contraffazione. Un trattato per la verità molto ambizioso e anche abbastanza confuso che mette nelle sue disposizioni la contraffazione di una borsa di Gucci come un medicinale che può o meno essere falsificato, come la protezione delle indicazioni geografiche tipiche e come ad esempio l'accesso, lo scaricare programmi filmati, prodotti audio da Internet. Con alcune disposizioni, per quanto riguarda quest'ultimo capitolo, che possono minacciare la libertà di circolazione delle idee e criminalizzare soprattutto i web provider. La reazione è stata virulenta da parte, devo dire, dei cittadini europei, nonostante si trattasse di un trattato che in buona parte corrisponde anche a una battaglia sacrosanta, perché la contraffazione è una delle grandi armi della criminalità organizzata. Dopo il traffico delle persone umane, più ancora della droga, è sicuramente quella che fa più fatturato nel pianeta. In pochi mesi sono state raccolte 2.800.000 firme da parte dei cittadini in tutti i 27 paesi europei. Non abbiamo precedenti di questo tipo, non abbiamo mai avuto campagne attraverso tutti i 27 paesi, ci sono delle campagne che riguardano però magari settorializzate, che partono da un paese, due, tre paesi, su questioni magari che riguardano soprattutto i cittadini di questi stati degli stati di appartenenza, ma questa è la prima volta che l'Unione Europea si riesce a mobilitare una tale quantità di persone su un provvedimento che è sentito come qualche cosa che ci tocca o che mi tocca come cittadino, indifferentemente appunto dalla Lituania fino alla Germania, passando anche dall'Italia. 2.800.000 firme, non sono poche, che sono state depositate formalmente in Commissione Petizione del Parlamento attraverso quella che è proprio una procedura che il nostro regolamento permette. Oltre a questo abbiamo avuto migliaia, forse decine di migliaia è troppo, ma sicuramente migliaia e migliaia di mail arrivate da tutta Europa. Stamattina, siccome abbiamo il voto la prossima settimana, alle 11:30 ne avrò ricevute almeno una quarantina di cittadini che da tutti i paesi europei dicono: non votate per la ratifica di questo trattato, attenzione perché noi ci teniamo al nostro spazio, alla libertà di Internet e via dicendo. Per noi è stata un'operazione politica anche molto importante, perché io ho portato tutto il gruppo dell'ALDE, vi rendete conto che qui stiamo parlando anche di interessi industriali estremamente forti, estremamente protagonisti, per cercare di copyright, difesa della proprietà intellettuale e via dicendo. Comunque ho portato tutto il gruppo a votare contro
questa ratifica, in questo modo siamo riusciti a fare la differenza. In commissione la ratifica è stata rifiutata e la prossima settimana avremo il voto in plenaria. La lezione che io ricavo e che ho anche indicato più volte alla commissione esecutiva, che è la responsabile del negoziato di questo trattato internazionale, che appunto sta adesso per evaporarsi se la prossima settimana verrà confermato in plenaria il voto della Commissione Commercio Internazionale, quindi appunto un voto negativo, la lezione è che in realtà occorre una comunicazione con i cittadini molto maggiore. I cittadini hanno utilizzato per proteggere Internet, proprio Internet, per proteggere questi nuovi media, assolutamente anche gli stessi nuovi media, per cui si è creato, voglio dire, un giro virtuoso, ma soprattutto arrivando ad affermare un concetto che io credo che sia basilare per il futuro della disciplina di questo settore da parte delle istituzioni europee, vale a dire la rete è un bene comune, come lo è l'acqua, come lo è la biodiversità, come lo sono altri beni comuni. Un bene comune che non può essere soggetto alle regole del mercato, che non può essere soggetto a tariffe, a prezzi, a scambi, a proprietà di qualcuno. Sotto questo profilo penso che questa singola vicenda, ad esempio di ACTA, e naturalmente tutta la pressione che può essere fatta dal corpo collettivo degli utenti, da questa comunità, che è una comunità vastissima, perché poi su ACTA, voglio dire, si sono riuscite a trovare delle facilissime connessioni con la comunità degli Stati Uniti, con la comunità del Canada, che nei loro rispettivi paesi hanno combattuto la stessa battaglia. Queste comunità che tengono proprio alla difesa di quello che sta diventando un nuovo spazio di libertà. Attenzione, stiamo comunque parlando di uno strumento. Tutto bene, sono d'accordo naturalmente con tutto quello che è stato detto dai colleghi relatori, sempre sapendo che stiamo parlando di media, di strumenti, non parliamo di cose che non possono essere sostituite, vale a dire il contatto fisico, il rapporto fisico e i valori, che comunque rimangono i contenuti che devono ispirare l'azione di questi media. Grazie Nicolò. E noi qui che siamo femministi diamo la parola, l'ultima parola, a Valentina Tomaselli, perché lei ci faccia la sua relazione. È davvero che sia l'ultima parola è stato un caso dei modi di sederci, ma credo che sia importante dire che è una posizione di alta responsabilità la sua e la preghiamo di esercitarla tutta. Grazie. Allora, grazie. Io spero, insomma, rimarrò nei tempi. Nel caso in cui dovessi sforare sarà unicamente perché, insomma, approcciandomi alla tematica ho riscontrato anche delle criticità, perché ovviamente sì, ci sono delle potenzialità nei nuovi media, ma insomma non solo quelle. La prima osservazione è che mentre in tutte le democrazie occidentali si assiste ad un processo di ridefinizione delle pratiche di partecipazione politica e civica, i media stanno modificando i modi in cui i cittadini si informano, entrano in contatto tra di loro, con le istituzioni, con i partiti, con i movimenti, per offrire quindi nuove opportunità di soggettività politica, di protagonismo politico. Quindi quali sono le modalità attraverso cui si sviluppa la partecipazione online, quali gruppi se ne avvantaggiano maggiormente, con quali conseguenze per la sfera pubblica, per la partecipazione e con quali prospettive future. In questo contributo mi propongo di un approfondimento sui percorsi di reinvenzione della politica attraverso un nuovo ambiente di interazione sociale, di mobilitazione e di trasformazione nelle formule organizzative, identitarie, nei linguaggi, nelle modalità d'azione dei soggetti, tenendo comunque ben chiaro che il presupposto di una democrazia di qualità è una cittadinanza informata, critica, capace di formare ed esprimere opinioni consapevoli. I social media sono attualmente protagonisti di una rivoluzione che è in corso, quindi nella loro duplice natura, da un lato si adattano alla modernità e dall'altro fanno sì che siano gli utenti ad adattarsi, diciamo, alle regole che si propongono. Un esempio emblematico è Twitter, prima faceva riferimento Masha, che da un lato risponde alle tendenze di semplificazione, che è uno dei risvolti della società moderna, e dall'altro
l'altro la impone come linguaggio. La semplificazione è entrata anche, diciamo, si è affermata nei media tradizionali, quindi con articoli giornali online, con articoli più brevi. Tuttavia però la parola non dovrebbe corrispondere alle non dovrebbe soltanto rispondere, diciamo, ad un'ossessione di comunicare. Infatti alla comunicazione bastano gli slogan, ma alla cultura, quindi anche all'educazione e alla partecipazione, serve il ragionamento. Con riguardo ai giovani esposti, diciamo, sin dalle prime fasi della socializzazione politica, un massiccio flusso di informazioni, recenti ricerche empiriche sulla relazione tra gli stessi e la politica in Europa li definiscono come protagonisti della sindrome del cittadino critico, i quali sviluppano atteggiamenti riflessivi, critici nei confronti della gerarchia, dell'autorità, gli stessi che danno forma ad un processo di secolarizzazione della politica. Questa non scompare, ma si individualizza, si frammenta, si ricompone all'interno di una pluralità di relazioni sociali, al di là anche dei confini del sistema politico tradizionale. Ciò come conseguenza di un ampliamento delle opportunità di espressione politica e sociale, che renderebbe, diciamo, meno saliente l'attività politica tradizionale. Uno dei rischi che però incontrano queste forme di partecipazione individualizzate è quella di una loro frammentazione dovuta all'assenza di un contenitore che ne regoli, diciamo, ne eviti la dispersione. Autonomia, libertà d'azione, flessibilità hanno come rovescio della medaglia un'atomizzazione della partecipazione, che può diminuirne l'efficacia e lasciare spazio quindi a nuove forme di manipolazione e di esclusione. Analizzando criticamente l'impatto delle nuove tecnologie sulla società, è innegabile riconoscere che l'avvento della network society, della quale il web è la principale espressione, si produce attraverso una serie di profonde ambiguità e di contraddizioni, con riguardo ad esempio alla questione del digital divided, termine che fa riferimento alle nuove disparità determinate dalla possibilità o meno di accedere in modo appropriato alle tecnologie e quindi alla comunicazione e all'informazione. Al problema anche della governance di internet e, in ultimo, non meno importante, il problema anche ai rischi in tema di privacy. Il rapporto tra mass media e politica è stato sempre al centro del dibattito, in particolare nelle ricerche della Communication Research, e pur se diverse sono le posizioni dei ricercatori, diciamo sono tre le principali posizioni che possono essere riassunte in tre paradigmi. Il primo considera i media come subordinati al sistema politico, che li controlla più o meno direttamente e li usa per mantenere il potere e influenzare i cittadini. Quindi i media sono dei canali per diffondere il messaggio politico. Il secondo paradigma considera i media come indipendenti dal potere e dotati di notevole influenza sul sistema politico. Addirittura si parla appunto di media che quasi creino la realtà. Più recentemente si è poi diffuso un terzo paradigma, che considera il rapporto tra mass media e politica come una continua negoziazione e un tentativo di reciproca influenza. Quindi i mass media hanno bisogno della politica e la politica ha bisogno dei mass media, quindi sono indipendenti in un rapporto di mutuo scambio. Il motivo quindi per cui i media sono diventati principali attori nella sfera politica riguarda poi la funzione precipua che svolgono all'interno dello spazio pubblico e anche della strategia politica. La prima importante funzione è quella di selezionare e trattare le notizie della politica, che vengono diffuse velocemente e in grande quantità, e questa è una funzione decisiva per la democrazia. Un'altra funzione dei media è, anche questa importante per la democrazia, è creare nuovi spazi di discussione e di confronto. Quindi i media fungono da arene politiche, ospitano dibattiti ed eventi che hanno risonanza sulla vita pubblica. Una terza funzione vede i media vede la funzione dei media come una sorta di critica alla politica, ai politici, e per alcuni addirittura questo, diciamo, svolge un ruolo di controllo, che implica quindi un vigilare sull'operato dei politici con riguardo principale agli interessi dei cittadini. Quando si parla di democrazia elettronica si intende una sorta di realizzazione dell'ideale greco della polis, una sorta quindi di città comunità in cui si tende al raggiungimento dell'uguaglianza politica e sociale
tra i soggetti. La rete consente di rinsaldare i legami comunitari nell'attuale situazione di dispersione, di frammentazione generale. È pur vero però che la maggiore disponibilità di informazioni sulla politica non comporta automaticamente una aumentata capacità o una volontà di informarsi realmente, di gestire il cospicuo flusso di informazioni. Avere molte più informazioni infatti comporta una maggiore perdita di tempo, anche il rischio di non saper selezionare e trattare tanti dati. In più la possibilità di una comunicazione interattiva tra cittadini e politici non viene sfruttata appieno e la partecipazione quindi dei cittadini risulta ancora limitata. Le istituzioni infatti non hanno fatto grandissimi passi in avanti, diciamo, per quanto riguarda, non hanno adeguato le loro strutture all'interazione con i cittadini e quindi legato le possibilità di comunicazione a processi decisionali. È vero che la democrazia richiede tempo, ragionamento e negoziazione, quindi queste caratteristiche che non vengono, non sono rese possibili dall'istantaneità, dalla riduzione dei problemi a un sì o un no, dall'assenza di confronto. Ed è anche vero che i cittadini che prendono decisioni non sono poi sempre informati e competenti per potersi esprimere sulle politiche pubbliche, diciamo, con continuità. Gli strumenti di partecipazione e di dialogo, infatti, anche laddove vengano sfruttati e consentano una reale interazione, non risolvono automaticamente il problema della disaffezione dei cittadini dalla politica. Il tema dell'informazione politica, quindi, in questo senso si ricollega anche al problema vasto della cittadinanza democratica e quindi dei concetti di buon cittadino e di cittadino bene informato. Se l'ideale quindi è il membro della polis che si mantiene aggiornato sui problemi e sui programmi politici in modo da compiere scelte razionali, solo una ristretta elite corrisponde oggi a questo modello. Inoltre il contributo dei media appare fortemente inadeguato, la copertura delle notizie è secondo alcuni critici insufficiente, troppo episodica, superficiale e parziale. Ma vivere nella società dell'informazione significa anche avere a disposizione nuovi strumenti informativi, tecnologici, comunicativi, che migliorano ad esempio l'efficienza della pubblica amministrazione. In questo caso si fa riferimento all'e-government, la partecipazione ai processi decisionali, l'e-democracy, e le relazioni tra attori pubblici e cittadini, facendo riferimento all'e-governance. Occorre quindi in questo senso ripensare ed individuare delle modalità che portino ad una istituzionalizzazione delle opportunità di partecipazione a livello internazionale, a dare effettività quindi ad una nuova cittadinanza e a costruire un modello di democrazia cosmopolita. Lo sviluppo di nuove forme di partecipazione quindi ha portato all'affermazione di quella che viene definita appunto e-democracy, la democrazia elettronica, scusate, ossia l'insieme di policy, strumenti e modelli tecnologici volti ad accrescere la partecipazione dei cittadini ai momenti decisionali dell'azione pubblica nell'ambito di dei percorsi di rivitalizzazione della sfera del confronto tra istituzioni pubbliche, rappresentanti e cittadini. Il concetto di e-democracy poi fa riferimento anche all'amministrazione pubblica, quindi in questo senso l'obiettivo è quello di portare a delle riforme che non prevedono più una centralizzazione delle informazioni, bensì una condivisione. Questo infatti sì, è alla base di quella che è una precondizione della partecipazione politica e quindi della dimensione all'accesso quindi della sfera pubblica. Diciamo che quindi nel cyberspazio sarebbe possibile quindi reinventare la democrazia, una democrazia il cui scopo è quello di istituire un mercato il più trasparente possibile, un mercato di idee, di progetti, di condivisione, di iniziative, di competenze e di risorse. Quindi il pensiero collettivo diventa il nuovo volto della città democratica. In questo scenario quindi l'innovazione tecnologica si traduce in progresso sociale. Quindi in conclusione, la sostanza discorsiva della democrazia può essere alimentata solo da flussi comunicativi originati da una sfera pubblica autonoma, vigile, che rigeneri le forze della solidarietà sociale. Quindi la rete potrebbe essere strumento di libertà politica per una società abituata alla libertà politica. Cosa possono fare oggi i partiti tradizionali? Come possono ricodificare i loro messaggi? Dal punto
punto di vista delle istituzioni abbiamo già accennato appunto al fatto della pubblicità, di rendere ancora più trasparente quelli che sono i servizi, quindi devono essere aperti i dati, i processi, gli atti, quindi passare ad un effettivo open government. Quindi comprendere queste istanze di partecipazione, di trasparenza che vengono dal basso e trovare sbocchi effettivi nel processo democratico è un punto anche di partenza per la rilegittimazione della politica e delle istituzioni. Dall'Italia sentiamo diciamo, questi fenomeni ancora distanti rispetto a noi, come se fossero una proiezione lontana di un futuro che comunque a malapena riusciamo ad immaginare, ma se gettiamo comunque l'attenzione poco più in là diciamo negli altri paesi, ci rendiamo conto dell'importante affermazione appunto della democrazia e in particolare il fatto che la democrazia passa quindi attraverso i media. La vera sfida sarà quindi capire e conoscere quale sarà la risposta delle classi dirigenti di fronte a questa continua domanda richiesta di partecipazione. Grazie. Grazie Valentina, grazie tante. Amici e compagni, anzi amici, che facciamo? Nicolò, ricominciamo subito l'ultimo pezzo? Devono venire due giovani liberal democratici sì, europei, però, ci sono ancora. Posso... Le domande, visto che abbiamo fatto, no scusate, visto che abbiamo fatto tutto questo allode della rete, per favore fate queste domande in rete e non rompete, perché altrimenti no, è molto giorno. Allora io suggerisco, faccio una proposta. Allora, anche se non c'è il collegamento qua, la rete è veloce, però deve essere immediata, però può anche avere un giorno di ritardo, quindi tornando a casa fate una carezza al vostro computer e ditegli che è la carezza da parte dello staff IDV che vi ha fatto questa relazione. Adesso... E usate per questa carezza l'hashtag Summer School IDV. Io vi prometto che nel fine settimana, entro lunedì, creeremo uno Storyfy solo su quello che troveremo in rete pescato dalle cose che metterete voi, dalle vostre relazioni, dalle vostre usate come keyword per i vostri blog Summer School IDV, come hashtag Summer School IDV, come Facebook mettetecelo da quello e cerchiamo di trovare. Cercheremo di pescare nella rete, quello che si fa solitamente, le vostre riflessioni, foto, video, immagini, tutto quello che avete, mettetelo su Flickr, mettetelo dappertutto. Noi cercheremo di trovarlo e creeremo uno Storyfy, una storia di questi a tre giorni. Fatelo che io vi prometto che daremo rilevanza a questa cosa qua. Però intanto Nicolò, che è il Deus ex machina qui, anzi no, la macchina, Deus... dice che 10 minuti ce li possiamo concedere, 10, 15, no, 5. Allora, se ci sono delle cose che non possono aspettare di andare sulla rete, dicano subito, poi ci andranno dopo. Prego. Faccio la domanda brevissimamente, così magari riusciamo a farne magari anche più di una, a volte. Allora, secondo me, partendo proprio dall'inizio della discussione, abbiamo detto, ma è la cosa della password per andare su internet, se... uscendo, chiedo la password, mi dicono no, vale soltanto per gli onorevoli, non è che faccio l'italiana, dico no, sono il nipote di Rota, no, dammelo lo stesso, non ti vede nessuno, no, giro i tacchi, va bene, non ce l'ho quella password, o si cambiano le regole e quella password non devono darmela. Per quanto riguarda la piattaforma e il nostro sito, noi abbiamo dei problemi di partecipazione interna, di approfondimento, quella piattaforma va benissimo per comunicare le idee, ma per approfondirle non va bene, proprio è inadatta, noi abbiamo dei problemi a discutere con i nostri amministratori eletti. Io riesco a discutere con lui, magari che è vice sindaco, perché lo conosco personalmente, vado e dico, ma spiegami bene questa cosa esattamente. Non ho un processo per discutere anche con le persone che non conosco. È questo che manca in quella piattaforma, secondo me. Grazie. Risponde Mascio allora, Mascio Rota. Posso dire una cosa sulla password, velocissima? Se la password è una sola agli onorevoli, non so, è così? No. Sì o no? Eh? Allora basta, sto zitto. Allora, su questa cosa qua gli rispondo subito, hai ragione, hai perfettamente ragione, è uno dei punti che terremo presenti. Nella parte del nuovo portale
ci sarà una parte che scoppiazziamo, perché poi il bello della rete è che si possono scoppiazzare le idee buone degli altri. C'è un sito che si chiama justanswer.com dove degli esperti si mettono a disposizione delle persone che fanno delle domande. Noi scoppiazzeremo questa cosa qua, la faremo per il partito, e quindi quando tu avrai una idea, una cosa da proporre, la metterai in rete. Il miglior, il più bravo, il più veloce amministratore che saprà dare una risposta te la darà. E quindi si creerà una competizione positiva, e questa competizione positiva di risposta, di fretta a rispondere a te, e in modo che dopo ci sarà questo amministratore e questi amministratori che saranno più in evidenza di altri, e non solo gli amministratori, ma tutti quelli dei dipartimenti che si sono stati creati, dei sezioni dipartimentali, si metteranno a disposizione. Sono 100, se solo il 20% rispondesse sarebbe già una grande cosa. Altra domanda? Prego. Sì? Ah sì. Più che una domanda è una richiesta, una bellissima scuola, ma perché non fate anche una scuola per imparare a fare dei contenuti su YouTube? Intervistare, quindi nel territorio, andare a intervistare politici, ma di tutto. Fare un filmino originale su YouTube è una cosa un po' difficile, non è che si può improvvisare. Però magari provate a fare qualcosa per... Perché qui potrebbero esserci tanti talenti che producono poi delle interviste, delle cose, creare informazione, ecco, non utilizzare solo l'informazione che c'è, ma crearla. Grazie. Continua Mascia o Rotta, a piacere. Niccolò, la domanda era rivolta a te comunque. Io ho semplicemente detto che l'idea è ottima e che ad esempio la prossima Summer School qui al Parlamento si può fare benissimo una sessione di simulazione, dimostrativa, di esercitazione propria, come fare un video, come fare un'intervista, eccetera. A me non mi pare una cosa complicatissima, e poi ovviamente non si può fare qua, ma si dovrebbe fare poi anche sul territorio, in altre istanze. Bene. Chi altro? No, effettivamente questo però indica quello che diceva Di Pietro, cioè moltiplicare le occasioni di scuola sul territorio, perché non possiamo essere tutti qui e ci stiamo due giorni. Ok, c'è ancora una domanda, prego. Sì, salve. Volevo fare una domanda a Mascia, poi di tipo tecnico, una curiosità. Come è stato ideato il social network di Twitter e la differenza che lo marca profondamente da Facebook? E appunto in cosa consiste la differenza del tweet rispetto al post che viene messo in Facebook? Tutto qua. La differenza sostanziale è che Twitter è un social network, Twitter è un social network di conversazioni che sono tra la rete e avvengono tramite l'hashtag. Per esempio, tutti coloro che hanno messo l'hashtag sarebbe quello col cancelletto e dopo una parola, per esempio cancelletto Summer School IDV, e tu trovi, senza dover andare nell'account di chi ha creato quel post, senza dover andare a casa sua, ma lo trovi in un posto dentro Twitter e cerchi quella conversazione, ed è una maniera di seguire le conversazioni che avvengono attraverso la rete, che è extraterritoriale, ma è anche extra personale Twitter, e questo è il vantaggio. Mentre su Facebook o sul blog, se tu vuoi seguire la conversazione, normalmente su Facebook io vado nel mio profilo, faccio la mia affermazione e poi ci può essere una discussione, ma quella discussione può essere portata in vari profili, perché con i tag, no? Però è sempre dentro quella discussione, una discussione che avviene in maniera analogica in qualche maniera, mentre su Twitter avviene in maniera più digitale, perché la conversazione non ha bisogno di un luogo fisico dove avviene, ma avviene grazie all'hashtag per aggregazione di argomenti. Non so se sono stato chiaro, insomma. Rudy Russo ha chiesto la parola, prego. Di già. Grazie Gianni, la volevo fare a te la domanda, che è questa. Ma intanto una premessa, secondo me qui ci sono molti nativi digitali e quindi potrebbe essere veramente proficuo uno scambio. Poi la domanda è questa, Gianni. L'informazione che corre su internet, su Facebook, su Twitter è una informazione, anche quella, le posizioni di un partito sono estremamente frammentarie.
perché sono a volte sono episodi che sono su dei particolari temi, è difficile però ricostruire in modo ermeneutico quella che è la filosofia di un partito. E c'è adesso, è caduto il muro di Berlino, sono cadute le ideologie, abbiamo avuto 20 anni di Berlusconi che ci ha tenuto su un dibattito sempre puntuale, su questioni specifiche, spesso volgari, c'è stato un imbarbarimento del dibattito pubblico che è stato terribile. C'è bisogno di riedificare un po' il pensiero, non dico le ideologie ma quantomeno le filosofie. Se si dicesse, poiché noi siamo una forza liberale, che ad esempio il principio cardine che noi mettiamo al centro della nostra attenzione, della nostra riflessione politica, l'individuo, da quello ne discendono tanti, ne discende corollari che ti permettono di assumere una posizione su ogni nuovo tema che si presenta. Se ti metti al centro dell'individuo, lo difendi dal dogmatismo quando è religioso, quando è culturale, difendi la sua libertà di espressione e quindi se hai una cognizione di fondo, tu ti sai comportare in ogni nuova situazione politica. Invece una comunicazione politica, come oggi in Italia, che sta sempre sui temi specifici, fa fatica a rieducare ad un dibattito. Quindi se la tendenza è quella alla frammentarizzazione, poiché avviene con Facebook, con Twitter, credi comunque ci sia margine per ricostruire una filosofia e tornare a un dibattito alto in Italia? Se si concerne a me... No, anzi, mi tengo già quasi sempre così alto che non so dove metto i piedi, quindi fondamentalmente non... Però, naturalmente, quando poi tu dici... in questi giorni ho spesso trovato modo di dire che sono un liberale democratico, però ci sono quelli che sono più liberali e quelli che sono più democratici. Io sono convinto del discorso sui diritti individuali, ovviamente, però mi sembra... Come dire, fare un discorso di questo genere come base di un... Io sono per l'assunzione della responsabilità... L'individuo vale in quanto assume la responsabilità degli altri. È una cosa come Levinas. Se no, se io faccio valere me... Perché cerco di legare il discorso che faccio io col pensiero debole, che vi invito naturalmente a aggiornarvi. Questa è l'unica filosofia... elaborata all'interno del partito all'insaputo peraltro del partito, non voglio dire che c'entri, che Di Pietro sia un debolista, però sono più convinto delle, non tanto delle comunità, perché lì c'è sotto l'organicismo eccetera, ma della partecipazione. Insomma, io sono più classista che liberale, diciamo la verità, però se lo chiedi a me, poi finché non mi cacciano faccio il mio discorso così, cioè. Tu di parla, sempre alla fine vengono fuori. La domanda che ti facevo vale sia per il pensiero liberale che per quello conservatore che per quello comunista, vale per qualsiasi pensiero politico che si è frantumato ed è rimasto sotto le macerie del muro di Berlino e che adesso non si vede rispuntare nemmeno un filo d'erba da quelle macerie. Questo è il punto. Rispunterà qualcosa? Sì, no, io sono convinto che questo è un discorso che si... Ti ripeto, io mi sento chiamato a fare questo lavoro perché è il mio mestiere. Dall'altra parte, qualche volta esito nelle mie... Insomma, Di Pietro stamattina ha fatto un discorso sulla difesa dei deboli, fondamentalmente. Però stando dentro all'Alleanza Liberal Democratica Europea. Nel gruppo Liberal Democratico Europeo io sto sempre lì moderatamente... in silenzio, perché ognuno, se dico quello che penso, scandalizzo. E tuttavia, la mia tesi fondamentale è che per costruire una società liberale ci vuole una rivoluzione comunista, perché per costruire la società liberale dovresti far fuori un sacco di gente. Non so come dire. Cioè, non è tanto... Tutti vogliamo una società dove non ci sia... ci siano differenze meritocratiche, se vuoi, ma di competenza, moltiplicazione di discorsi, eccetera. Per fare questo, però, con i liberali tradizionali, col cavolo che ci riesci, mettiamola così. Quindi devi allearti con delle forze diverse. Dove andava Di Pietro adesso? A Roma. A parlare con chi? Con Vendola.
poveretto, anche lui fa quello che può. No, dico sia Pio di Pietro che vendono. Però voglio dire, questo è uno dei problemi che mi... Insomma, io sto elaborando un discorso filosofico che esiste in un libro già pubblicato in America che uscirà in settembre-ottobre in Italia, che si chiama Comunismo ermeneutico, che usa la parola comunismo anche perché che ideale di società potremmo mettere avanti come mito collettivo? E certo non una società in cui siano più liberi i commerci, che cazzo se ne frega? Voglio dire, sì, certo, d'accordo, per carità, ma da quando c'è la concorrenza tra le linee, tra i server telefonici privati, io dovrei nominare un esperto, un broker che scelga il mio contratto. Cioè, questa idea, che io ascolto molto Radio Radicale, per esempio, questa idea tipicamente radicale, sì, va fino a un certo punto, perché poi se vedi i risultati delle liberalizzazioni, delle lenzuolate, alla faccia. Siamo andati avanti così, dice, beh, però non l'abbiamo fatto abbastanza. Arriva la Fornero, le fa di più e fotte l'articolo 18. Beh, non so. Quindi c'è effettivamente un problema che io non oso tanto introdurre, perché sono molto affezionato di Pietro, sono molto affezionato a Italia dei Valori. Ci credo fondamentalmente perché è l'unico partito di opposizione che in Italia esiste e funziona. Non voglio però esagerare nel tirare la corda, perché come diceva Di Pietro, io sono anche amico di Ligotti. E certo, Ligotti, se gli dico queste cose, mi schiaffeggia pubblicamente. No, per dire, per cui hai ragione, c'è un problema di dibattito politico, diciamo ideologico, ideale, ad alto livello, senza di cui non possiamo stare. Io forse finora sono stato troppo timido, se mi spingete, per l'insistenza di alcuni amici, esco e poi mi trovo fuori, nel senso che... Però comunque voglio dire, per quanto mi riguarda, siccome la domanda è rivolta a me, io sono assolutamente a disposizione, sono convinto di poter fare questo discorso all'interno d'Italia dei Valori. Ogni volta che sento Di Pietro mi convinco di più che è l'unico uomo che io posso chiamare di sinistra, ma lui non vuole, ha ragione, benissimo, posto ideologico di cui posso fidarmi, va bene, questo facciamolo insieme, Rudy. Voi giovani... Adesso Nicolò mi ha risposta. No, a Rudy, secondo me tu hai posto un problema importantissimo, tutto è frammentato, tutto diventa tematico, settorializzato, altro che. È lì che fanno la differenza i valori, e avere dietro dei veri valori che poi ispirano una comunicazione che per varie necessità diventa in effetti settoriale. E con i valori ci sono anche le appartenenze alle grandi tradizioni politiche. Questo per me è chiaro, le tradizioni politiche che poi hanno bisogno di reinventarsi, di aggiornarsi costantemente, di avere nuova linfa, e secondo me l'Italia dei Valori è veramente una nuova linfa nella famiglia liberal-democratica europea, tra l'altro anche studiata, l'avete visto chi di voi era venuto al congresso di Palermo, insomma, come un caso che è anche esaminato da interlocutori, amici di altri paesi, perché siamo riusciti. Allora, però la tradizione, il pensiero che viene anche da antichi maestri, che per me possono essere Altiero Spinelli o Giuseppe Mazzini, sono quella base che poi ti permette anche di avere una maggiore sicurezza, una maggiore coerenza nella comunicazione, che altrimenti diventa, sì, sempre quotidiana, botta su botta sul piccolo pezzo e via dicendo. Detto questo, io personalmente non mi sono mai definito liberale, mai, mai, io non mi sento liberale, soprattutto non nel senso italiano, posto... Liberal, che ha una traduzione quasi, non proprio, ma insomma, di progressista nella lingua italiana, è sicuramente una cosa che io sento di più. Il nostro poi è un gruppo di cui noi abbiamo la vicepresidenza, insomma, che è un gruppo plurale, che è un gruppo liberale e democratico, in realtà, questa è la denominazione corretta, non liberal democratico, ma liberali e democratici, anzi nella traduzione italiana, voi lo vedete anche nei post, nella traduzione italiana da statuto, è un gruppo dell'alleanza dei democratici e dei liberali, perché si riconosce che le forze politiche italiane sono prima democratiche e poi liberali. Detto questo, poi si entra, voglio dire, in sottilismi.